Salve a tutti, qui è Lethal Blade Ninja e con Let's Play Pikmin 2. Allora, come vi avevo detto, sarei andato a accumulare un po' di bacche ultramare alla foresta del risveglio ed è quello che farò oggi. Non vi mostrerò tutta la giornata perché ovviamente sarebbe noioso, ma voglio mostrarvi almeno il metodo che uso, che non è chissà che metodo. E poi basta. Ah, ho modificato un po' la saturazione del video, quindi se si vede meglio, fatemelo sapere. O se i colori sono troppo forti anche, così li riporto allo standard di prima, se fosse il caso. Che stupido, sto andando dalla parte sbagliata, non è di qui. È di là. Ehi. Oh, non trasportare. Non trasportare. No, è di qui. Ah, bene. Au! Grazie per il morso, Tarlo. Ne avevo proprio bisogno. Per cominciare bene la giornata. Tu vieni giù, non voglio che mi mangi i Pikmin mentre sto facendo la raccolta fondi. Ok, tu muori. Ok, dobbiamo togliere la muffa e qua dovrebbero esserci due piante di bacche ultramare. E un dittero ladro! Noioso che non sei altro. Ok, via. 93, 90. No, sta tornando la muffa. Comunque, lascio di solito un capitano alla base, così quando arrivano molti Pikmin là, li può riportare qua, quando non ce ne sono. Quando insomma non ce ne sono abbastanza al lavoro. Se la raccolta si fa troppo lenta, insomma. E niente, aspetto che crescano e poi raccolgo le bacche, niente di che. Quindi a meno che non succeda qualcosa di straordinario, ci vedremo al giorno 31 o 32, a dipendenza quanti giorni decido di rimanere qui. Ecco la posta del giorno 30. Lui, non ti sei fatto più sentire, sono in pensiero. Vorrei venire a trovarti, ma a questa età l'unica cosa che posso fare è mandarti conserva d'insetto. Era uguale a quella ieri? No. Ok. A volte, dopo il giorno 30, qua potrete trovare lui, il Longopede. O come si chiama poi. Ok. Qui servono i Pikmin gialli. Boss in mezzo. Congratulazioni, sto facendo tutto giusto.
Ok. Bonk. E questo è quello che ci lascia. Ok, recuperiamo i Pikmin persi. Scusate per come sono... sono partito in quarta senza tener conto delle possibili perdite che avrei subito, ma... Ok. Yeah! Ok. Venite qui! Ok, depositiamo i ragazzi. E ci vedremo a fine giornata. Lo vedete? È lui! Oh, Cribbio. Però sta andando da quella parte. Sì, ogni tanto ci sarà anche lui, il simpaticone. Vabbè, se non viene a rompere le scatole va tutto bene. Se continua a camminare contro quel muro come ha fatto finora. Perché punterà dritto alla vostra... come si chiama? Alla vostra base di comando. Non è più lì. Ok, ha imparato a fare il giro. State pronti a riceverlo lì alla base. Non lo vedo, cavolo. Sta venendo di qua, accidenti. Via, via, via. Lui, fuggi, fuga presidente Cribbio. Presidente, fuga, lo vedo dalla mia postazione. Navicella, sparagli, uso un qualche laser. Non oserai mai seguirmi nel regno delle idrotalpe. Vero? Voglio raccogliere queste ultime bacche. Ce la faccio? No. Sei ancora nella nostra base? Eccoti, mostro! Ah! Soffri! Ah! Presidente, non faccia l'eroe, no! Ah! 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 Ok, siamo vivi. E siamo arrivati agli spray desiderati, quindi direi... che può bastare! Ah, quello stupido coso! Il coleto... coleto maculato, come si chiama poi? Super aggressivo! Ah, come vedete la... adesso la conversazione si ripete perché non ci sono più altri tipi di messaggio che possono arrivare. Questo succederà in ogni fase più o meno. Cioè, se per esempio fate... siete molto lenti a recuperare il debito, il presidente vi manderà sempre messaggi sempre più disperati fino all'ultimo, che poi continuerà a ripetersi. E ora in pratica non ci sono più messaggi finché non riusciamo a recuperare lui. Ok. 10 spray ultramari, ultra piccanti, anche parecchi. Direi che possiamo
Possiamo andare alla terra di promesse. E verso il prossimo... prossimo dungeon, insomma. Prossima grotta. Anche se ci saranno ancora tutti i nemici. Andiamo prima che arrivi il Groink. Allora, solita formazione. 16. 16 viola. Ventuno. T2. Venti. E un altro rosso. Ok, prima che arrivi il Groink, possibilmente andiamo verso quel dungeon. Non qui. Ho detto dungeon. C'è ancora il granchio. Oh, bullshit. Doppio bullshit. Non mi piace affrontare il granchio con i viola. Ma lo farò per... anche se mi vengono in mente i ricordi di Bob, devo farlo. Tu, Olimar, stai attento ai Pikmin. Agli altri, insomma. Ok, prendetelo per bene. Ok. Ora. Andiamo, non voglio affrontare il Groink. Proprio no. Nessuno è rimasto lì sotto, vero? Ok. Tutti. Evitiamo gli eruptor se possiamo. Stupiditarli. Ok. Ora cosa rimane? Il coso là, giusto? Sì. Spara rocce, che non posso più. Oh. Occupiamoci anche di questo. Ok, con calma. Cavoli, anche prepararsi a entrare in un dungeon è pericoloso in questo posto. Bang. Prendo solo i viola. Oh, voi vermi state lì a fargli i disgustosi. Ok. Sconfitto, perso fiori? No, meglio così. Ok, avviciniamoci. Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti di tutti i miei segreti. La 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 la. Ok, andiamo su questa strada di bambù. Che ci porta qui. Al penultimo dungeon del gioco. In questa caverna avverto le grida quasi assordanti di moltissime creature. I sensori acustici rivelano una gran varietà di esseri che nidificano a destra e a manca. Signor Presidente, stia attento, Olimar, il tuo compito è di difenderlo a tutti i costi. Oh, il Groink è nei paraggi, eh. Ok, rompiamo le uova in caso che ci sia. Niente spray. Siamo tutti?
Bene. Scusate, torno subito.